parental love right now. The round of Alta Fedeltà, un programma di Andrea Parodi su Verano Web Radio. Buonasera ai radioascoltatori di Verano Web Radio e benvenuti ad Alta Fedeltà, un programma di musica live e non solo. Alta Fedeltà è il nome di un corner della biblioteca di Verano che abbiamo inaugurato qualche anno fa dedicato alla musica. Da lì sono partiti tanti progetti, incontri, serate. E attraverso la radio vogliamo farvi sentire che siamo ancora vicini a voi. In questa prima puntata incontreremo un ospite speciale, uno dei migliori chitarristi che abbiamo in Italia e non solo, Alex Kid Gariazzo, una delle colonne della Travis Blues Band. Ma un musicista davvero a 360 gradi. Infatti, prima di cominciare questa intervista e live acustico, ci ascoltiamo una sua canzone in studio, quando si faceva chiamare Gary Hudson. Why did you call me that day? Why did you leave me this way? Oh, and you're kissing me, but you don't need me today. Why did you call me that day? What do you want me to say? If you don't need me to stay. Show me the flag. Why don't you love me the same? Oh, and you're kissing me, but you don't need me today. Questo era Alex Kid Gariazzo, in versione soul, quando si faceva chiamare Gary Hudson. Ed eccolo qua, benvenuto Alex, come ti dobbiamo chiamare? Ciao Andrea, grazie per avermi invitato, è un piacere essere con voi anche se il momento è un po' particolare.
Alex Sgariazzo, detto Kid, un nomignolo che mi porto avanti dai primi anni con la Travis Blues Band, da quando Fabio mi ha accolto tra le sue possenti braccia, le braccia del Puma di Lambrate, del padre del blues italiano, e un viaggio che continua ancora ora dopo oltre 25 anni, 25 anni di grandissime esperienze e una vita musicale non legata solo al blues. Io insegno anche musica, arrivo dalla musica country, dai primi ascolti di country e di bluegrass quando ero ragazzo, dagli studi con Beppe Gambetta, che è un virtuoso che ho sempre amato, dall'avvicinamento alla musica attraverso ad altri nomi italiani come Paolo Bonfanti, e Martino Coppo, la Red Wine, eccetera. La scena genovese, quindi del country, diciamo. Primi esperimenti con la mia prima band, un Rock Targato Italia vinto con i Bala Butte, che era una band di rock etnico, un po' come i Mau Mau, in Piemonte andava molto alla fine degli anni 90 questa cosa, quindi avrei potuto prendere anche altre pieghe. Ho anche collaborato con diversi artisti pop di varie estrazioni, in studio mi capita di lavorare ancora adesso con nomi come Irama o anche Benji e Fede, non ridete, ma mi piace essere eclettico, mi piace spaziare nei generi, appunto sono cresciuto col country, con il rock e con il blues, e poi sono andato a esplorare altri generi, l'americana e soprattutto il soul, che è una mia grande passione. Ho avuto anche un periodo proprio con cui avevo un progetto chiamato Gary Hudson, dove eseguivo brani soul, e un'altra mia grande passione sono i Beatles, e insomma in questa puntata esamineremo un po' tutti i miei progetti musicali. Quando hai iniziato a suonare con Fabio Treves? Raccontaci di questo incontro così importante. Ho iniziato a suonare con la Travis Blues Band alla fine del 1994. Mi ricordo di quando da ragazzino andavo a sentire Fabio Treves e la sua band. Ero un assiduo frequentatore di concerti fin dall'età di 16 anni. Mi ricordo che al primo concerto che sono andato, primo concerto grosso, al famoso Palla Trussardi, era Bruce Hornsby che apriva Huey Lewis and the News, e mi ricordo sono andato con alcuni amici e anche il mio babbo, c'erano i Tower of Power come sezione ritmica e tra il pubblico c'era con un giubbotto con le frange Fabio Treves, quindi ho questa immagine stampata. E poi i concerti che ho visto, e alla fine il batterista della band, Massimo Serra Biellese, mio amico ma insomma anche un po' più grande di me, ma che sapeva che io cantavo e suonavo insieme, quindi non era facile trovare un chitarrista che cantasse anche, fosse appassionato di quel genere, mi fa fare un provino. Fabio probabilmente riconosce la passione in me, riconosce anche magari la possibilità di aprire a un pubblico più giovane con un cantante chitarrista 23enne, per cui inizio la mia attività con la band, fatta di migliaia di concerti, di viaggi in giro per l'Italia e all'estero, di festival, di posti grandissimi e posti piccolissimi, mi ricordo ospedali, carcere, San Vittore, esperienze di varia natura, piccoli festival, grandi feste, e situazioni acustiche, situazioni elettriche, fino ad arrivare a delle cose clamorose, tipo aprire il concerto di ZZ Top, fare tutto il tour italiano con i Deep Purple e poi il clamoroso concerto del Circo Massimo di Roma prima di Bruce Springsteen. Insomma, un'esperienza che mi ha portato a conoscere grandissimi artisti, a poter suonare insieme a loro. Ho suonato con Linda Gay Lewis, la sorella di Jerry Lewis, con Roy Rogers, con John Popper, con Warren Haynes degli Allman Brothers e Goff Mule, e poi anche con gli italiani, con Mauro Pagani, con Alex Britti, con Joe Bonamassa. Insomma, devo dire che sono stati anni molto intensi, e spero che l'attività non patisca troppo di questo stop forzato. Comunque, un insieme di bellissimi ricordi. Benissimo, Alex. Allora ci hai fatto venire voglia subito di ascoltare un bel pezzo live. Cosa ci fai sentire? Sì, partiamo con la musica live. Questo è un arrangiamento che ho proposto a Fabio ed è stato molto apprezzato, di un vecchio classico che si chiama Take This Hammer. L'hanno interpretato tutti i più grandi, da Sonny Terry e Brownie McGhee. Ne esistono moltissime versioni. Questa è una versione un po' particolare perché va a mischiare un po' la musica africana e il reggae, quindi due cose che lambiscono il blues ma che sono molto adatte all'espressione anche
del testo della canzone in particolare. Quindi questa è Hammer. Take this hammer, carry it to the captain. Take this hammer, carry it to the captain. Take this hammer, carry it to the captain. Won't you tell him? They ask you, was I running? If they ask you, was I running? Won't you tell him I was flying? Tell him I was flying. If they ask you, was I laughing? If they ask you, was I laughing? If they ask you, was I laughing? Won't you tell him I was crying? No, tell him I was crying. They gonna feed me cobras and molasses. They gonna feed me cobras and molasses. Carry to the captain. Take this hammer. Carry to the captain. Take this hammer. Carry to the captain. Won't you tell him gone? Tell him gone. Won't you tell him gone? Lord, tell him gone. Won't you tell him? Wow, bellissima versione Alex, complimenti. Grazie Fabio Treves, hai fatto delle esperienze davvero pazzesche. Mi riferisco ai tanti incontri di questi anni e sei arrivato perfino a suonare prima di Bruce Springsteen e dei Counting Crows al Circo Massimo a Roma. Raccontaci di questa cosa straordinaria. Sì, come dicevamo prima, le esperienze con Treves sono state pazzesche, appunto. Ci sono state un'apertura già molto bella con ZZ Top, poi ho aperto il concerto di John Mayall, di John Hammond, di Jimmy Rogers, di un sacco di personaggi storici. Ho incontrato Joe Bonamassa a Rock FM quando ancora Fabio lavorava a Rock FM e abbiamo duettato insieme, abbiamo fatto dei duetti su Live Gate con Britti, con altri artisti del blues mondiale e... ricordo ovviamente appunto questo momento prima dei ZZ Top per l'incontro con Billy Gibbons, che è uno dei miei miti dell'infanzia sicuramente, rivisto poi recentemente con i Supersonic Blues Machine e Fabio ospite al Carro Ponte. Poi il concerto clamoroso per il quarantennale della Treves Blues Band con ospiti Eugenio Finardi, Steph Burns, Elio e le Storie Tese al completo, insomma di esperienze sono state diverse. Chiaramente l'apice è stato un po' il tour italiano con i Deep Purple in apertura, dove si è creato un bellissimo rapporto con loro, in particolare con Roger Glover, che è stato veramente un personaggio unico, un grande carisma, e loro ci hanno accolto benissimo e il loro pubblico anche, quindi è stata un'esperienza notevole. E poi vabbè, il top dei top, il festival a Roma organizzato da Barley Arts, dall'amico Claudio Trotta, con la Treves Blues Band, Counting Crows e il gran finale con Bruce Springsteen. L'incontro con Bruce, con Little Steven, che ormai è un amico, Jay Clemons anche, nel senso che sono veramente delle persone semplici e splendide, ma
ovviamente l'incontro con il boss e con il suo pubblico, che è un pubblico smisurato e che anche in questo caso ci ha accolto benissimo, ancora adesso ci ricordano in tanti con affetto, e si è creato anche forse un nuovo pubblico per la Travis Blues Band. Esperienza unica, mi ricordo proprio i primi 3-4 minuti di live, quando davanti a questa platea sterminata ti senti veramente un po' una rockstar, cosa che non capita spesso tutti i giorni, anche a chi fa il mio lavoro da anni. Ricordo anche il direttore di palco, che ha detto quando siamo arrivati a Roma, quando siamo arrivati sul palco, fa: a nome del signor Springs, la E Street Band, vi diamo il benvenuto sul nostro palco, perché non è una cosa così comune suonare sul loro stage. Invece è stato tutto molto semplice, i tecnici dei Counting Crows sono stati praticamente i nostri alleati anche a livello tecnico, e alla fine tutti ci hanno fatto i complimenti, compreso appunto il boss, di cui conservo una splendida foto insieme, e mi ricordo il suo sorriso e la sua pacca sulla spalla, a dire: beh ragazzi, comunque ve la cavate anche voi, anche per essere italiani, e sapete il fatto vostro. Wow, davvero collaborazione incredibile. Con alcuni di questi musicisti hai anche suonato dal vivo, per esempio con il leggendario Warren Haynes avete suonato tu e Fabio Treves, e presentaci questa collaborazione, poi andiamo ad ascoltarci questa canzone live con Warren Haynes. Domenica per i cortili verticali, e ricordiamo che tutte le domeniche alle 18 non andrà in onda la radio, ma andremo in onda sulla pagina Facebook della biblioteca e sul canale YouTube del Comune di Verano, con i cortili verticali, con una puntata speciale in formato video, e quindi vi faremo vedere questo live strepitoso di Alex Kid Gariazzo con Warren Haynes. La gioia appunto di condividere il palco con artisti come questi è quella a volte di poterci scambiare anche delle note oltre che delle parole, perché tra musicisti è più facile forse dialogare con gli strumenti che non con le parole a volte, e questo è un incontro molto bello con uno dei miei chitarristi preferiti, che è Warren Haynes, dei Allman Brothers Band, Gov Mule, Dead, insomma un chitarrista che ha fatto la storia della musica americana a cavallo tra rock, blues e soul, un chitarrista pazzesco con una voce incredibile, che venne ospite a Rock TV, dove io e Fabio abbiamo un programma chiamato Database in passato, dove abbiamo avuto parecchi ospiti interessanti, compreso l'amico John O'Manson e John Popper, con cui anche in quel caso abbiamo duettato. Ma in questa occasione avrete anche l'occasione di vedere questo video in cui io e Fabio siamo i partner musicali di Warren Haynes in questa versione di Old Friend, un classico dell'Allman Brothers Band. Sounds so near.
tell me where can she be? Thanks a lot, Warren Ames. Una grande, grande passione per il blues, ma che cos'è il blues per te? E cos'è il blues per me? Bella domanda. Il blues è uno stato d'animo, è un'espressione musicale molto semplice ma molto diretta. È una cosa che mi capita spesso di sentire, ah vabbè, ma è un blues, sono tre accordi. No, assolutamente no, perché i veri grandi bluesmen riuscivano a esprimere con la loro voce, con la loro chitarra, con la loro armonica, con il loro pianoforte, con poche cose, grandi emozioni, grandi sentimenti, e spesso c'è molta più calore, c'è molta più verità nel cantato di un bluesman che non ha studiato una nota e in un'esecuzione magari imprecisa ma sentita. E amo tutti i generi che possono essere suonati appunto con uno strumento solo, come la chitarra, oppure anche solo con l'armonica, che possano esistere sia in versione acustica che elettrica, perché non dimentichiamo che il blues elettrico è un altro modo di esprimere che è clamoroso, quindi non è solo blues bianco o blues nero, è un blues che non ha colore. I miei artisti preferiti spaziano da B.B. King a T-Bone Walker a Derek Trax, a Eric Clapton, a Stevie Ray Vaughan, a Jimi Hendrix, che ha tantissimo blues dentro, e ne dimentico sicuramente tantissimi recenti, Cab Moe, Eric Bibb, ma anche Jorma Kaukonen. Cioè il blues è veramente una musica senza confini, senza colori, è un modo per dialogare. Se un musicista sa suonare il blues si trova in Italia, ma con un musicista che lo sa suonare di un altro paese, questo blues suona bene, ma anche se sei a Chicago e lo suoni insieme a un musicista nero che ha sempre solo suonato con artisti neri. Insomma, è la musica del cuore, la musica della passione, dell'anima, quindi è la musica fonte da cui derivano altre forme che io amo molto, come appunto il blues e il bluegrass. Musica dell'anima che genera altri stili musicali, tra cui il bluegrass, che tu suoni benissimo, tra l'altro. E parlando appunto di bluegrass, cioè di questo genere musicale che fonde molti elementi, perché è un genere che si diffonde lungo la catena dei Monti Appalachi, quindi parte dalla fine del Canada e arriva fino quasi al sud degli States, e raccoglie tutte le influenze musicali e culturali delle popolazioni che vivono in queste zone. Quindi si passa dalla musica country bianca al white gospel, a influenze nere di blues, alla musica scozzese, irlandese, francese. Quindi ci sono elementi di tutti questi generi mixati insieme. E siccome in questa puntata si parla anche di viaggi, questo brano è un mio arrangiamento, che è una sorta di viaggio all'interno del bluegrass, perché non è declinato in un solo modo ma cambia nel corso dell'esecuzione del pezzo. Si titola Why You've Been Gone So Long. Last night it rained, Lord, and brought to my window
from San Antonio. Listen to the thunder, Lord, and try to write a sad song. Tell me, baby, now why I've been gone so long. And nothing I wanna do, and I guess I could get stoned. Let a gas paint picture in my head. Kill a beast of time to burn, try to write a sad song. Tell me, baby, now why I've been gone so long. Tell me, baby, now why I've been gone so long. You've been gone so long now. Tell me, baby, now why I've been gone so long. War's crunching at my door, Lord. Can't you hear that lonesome wind blow? Tell me, baby, now why I've been gone so long. And nothing I wanna do, and I guess I could get stoned. Then the past made pictures in my mind. Kill a bit some time to burn, I'll try to write a sad song. Tell me, baby, now why I've been gone so long. Tell me, baby, now why I've been gone so long. You've been gone so long now. Tell me, baby, now why I've been gone so long. Wolves scratching at my door, Lord. Can't you hear the lonesome wind blow? Tell me, baby, now why I've been gone so long. Tell me, baby, now why I've been gone. Tell me, baby, now why you've been gone. Baby, now why I've been gone. Tell me, baby. Tell me, baby, now why I've been gone. Tell me, baby, now why I've been gone. Tell me, baby, now why I've been gone so long. Quindi blues, bluegrass, country, ma anche tanto rock americano, vero Alex? Sì, blues, bluegrass, country music, ma anche rock americano. Sì, è stata sempre una mia grande passione, che diciamo ha avuto una sua apice appunto nel momento in cui abbiamo aperto il concerto del Boss, ma ha avuto un apice anche grazie alla collaborazione con l'amico appunto Andrea Parodi e con Pomodori Music. Eravamo appunto già nel 96 e ci siamo rivisti, risentiti dopo tanti anni in cui ci eravamo frequentati. Avevo già suonato con lui in passato, anche con l'amico Davide Buffoli. E oltre al piacere di rivedere un amico, c'era anche questa passione comune. Avevo visto appunto le belle cose che Andrea organizzava con Pomodori Music e in particolare ci fu questa occasione speciale perché stava venendo in tour in Italia un cantautore di cui ho acquistato un vinile quando avevo tipo 18-19 anni. Questo vinile si chiamava 620W Surf e c'era un Michael McDermott capelluto in copertina. Poi ha avuto un suo periodo buio ed è tornato ai vecchi fasti, per fortuna, con grande prolificità, con degli album molto belli, molto intensi, e diciamo che da un certo punto in avanti abbiamo cominciato a collaborare assiduamente. Ho coinvolto anche Michele Guaglio al basso e Ciuschi alla batteria come sua backing band per la versione full band, e siamo diventati diciamo la sua band europea, perché abbiamo fatto anche delle date all'estero, in Germania, Svizzera, e è un piacere collaborare con Michael, perché è un grandissimo artista, molto molto intenso, molto vero, per cui siamo stati anche ospiti a Somma Lombardo, in particolare ho un bellissimo ricordo di questo concerto con Michael, ed è un personaggio con cui è un piacere enorme collaborare. Grazie a Andrea ho avuto l'opportunità di collaborare con altri grandi artisti, suonare prima di Martin Sexton ad esempio, e suonare con l'amico Jono Manson, con cui anche abbiamo avviato una collaborazione da anni molto proficua e efficace, e poi si è diciamo creato una sinergia, oltre che un'amicizia, un grande rapporto musicale con il canadese Bossipus King. Con Jamie si è creato un rapporto pazzesco e abbiamo iniziato a fare alcuni concerti insieme, tra cui anche questi belli spettacoli The Soundtrack of My Life insieme all'amico Andrea Scanzi, che è un giornalista ormai molto noto in ambito politico ma anche in ambito musicale, dove devo dire ha una cultura
enciclopedica, oltre che una grande capacità di coinvolgere il pubblico ogni volta con i suoi spettacoli. È un vero piacere condividere il palco con lui e con Bosifus, con cui appunto la sinergia musicale ha raggiunto livelli piuttosto alti, al punto che lui ha voluto la mia collaborazione costante, anche di altri amici musicisti come Max Malavasi alle percussioni, come Raffaele Köhler alla tromba, Claudia Buzzetti alla voce, Michele Guaglio al basso, e anche Angie al basso per i live, e il maestro Mario Arcari per realizzare il suo nuovo disco The Infinite and Autogrill Volume 1. E quindi è stato bellissimo portare in giro questo tour di presentazione che ci ha portato anche a Radio 2 da Luca Barbarossa nel suo programma Radio 2 Social Club, e diciamo che è stato l'ultimo tour prima della chiusura di tutto, prima del lockdown. Noi siamo arrivati a suonare le ultime date ai primi di marzo, e poi Bosifus è rientrato in Canada e noi ci siamo chiusi in casa, ed è stata una bellissima esperienza, nonostante si cominciasse a vivere un po' il timore di quello che stava accadendo. Le recensioni sono positive, ci sono un sacco di video online dei concerti con Bosifus. Lo aspettiamo presto, non si sa quando sicuramente, ma sarà un piacere ricondividere il palco con lui e trovare altre forme espressive, perché con lui è molto molto divertente e c'è spazio per grande improvvisazione. Come passi queste giornate in quarantena? All'inizio ho fatto abbastanza fatica, diciamo che non sono particolarmente prolifico né creativo dal punto di vista musicale, perché questa situazione mi rende abbastanza triste, quindi ho l'idea che scriverei solo musica di un certo tipo, quindi troppo, troppo drammatica, e comunque anche proprio mi manca un po' l'ispirazione. Sto provando a buttare giù qualche idea, ma sono solo spunti. Quindi per il resto mi occupo di mia figlia che fa un sacco di lezioni online, curo il giardino. Diciamo che ho la fortuna di avere anche uno spazio all'aperto, quindi di non essere completamente rinchiuso, ed è uno spazio mio, quindi sento la mancanza sicuramente dei concerti, degli incontri con la gente, però sono un vero fautore dello stiamo a casa, perché penso che sia l'unico modo per uscire da questa cosa il prima possibile. Sicuramente ho anche riattivato una serie di rapporti con tanti amici, musicisti vicini e lontani. Ci sono un sacco di videochiamate, di chat, di collaborazioni anche a distanza, con Andrea stesso. Ci sono tanti appuntamenti che sono saltati, ma che si possono in qualche modo ricostruire, come il Towns Van Zandt Festival, per il quale abbiamo fatto una serie di episodi. Adesso questo ricordo di John Prine che sarà in onda prossimamente, e altre collaborazioni con amici e musicisti, un sacco appunto di videochiamate. Questo è un modo, insomma, per portarsi avanti. Poi ovviamente leggo un sacco, guardo un po' di documentari e film musicali su Netflix, ho ripreso qualche libro che avevo abbandonato e mi tengo in contatto il più possibile con gli altri, quello sicuramente. E che futuro ti immagini? Che futuro mi immagino? Ecco, questa è una bella domanda, nel senso che non sono ancora riuscito a farmi una grande idea. Diciamo che sono timoroso per i grandi eventi, per una situazione come poteva essere il Buscadero di quest'anno. Chissà cosa sarà. Non so ipotizzare scenari possibili. So che però saremo tutti pronti a dare il nostro contributo, a fare del nostro meglio, perché la gente ha bisogno di tornare a divertirsi, di tornare anche a pensare a cose un pochino più leggere, o anche solo ad emozionarsi, per cui penso che sicuramente fino alla fine di quest'anno sarà difficile vedere degli artisti americani o inglesi o stranieri comunque in Italia, sarà difficile per noi uscire all'estero. Spero ci sia la possibilità quanto prima, ma non oso ipotizzare quando, per tornare a fare della musica live. Magari ci saranno degli spazi più piccoli, delle situazioni più contingentate, ma la musica non può finire, come mi dimostrate voi. Sono nati nuovi progetti, web radio, situazioni di scambio tra musicisti anche a distanza. In qualche modo riusciremo ad andare avanti. Bisogna avere molto coraggio, molta forza di volontà, non avere troppa paura, anche se, ripeto, sono il primo che
fa fatica ad affrontare questa cosa, e non voglio fare quello super ottimista, neanche quello tragico, ma non so ipotizzare uno scenario ben preciso. Mi immagino un futuro complesso, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista organizzativo. L'unica cosa che possiamo fare è cercare di essere positivi e quindi di fare il meglio possibile per quello che ci sarà consentito dalla situazione. So che tra i vari progetti a cui ti stai dedicando c'è anche quello di fare un disco dedicato al grandissimo John Lennon, che è un personaggio che tu hai nel cuore. Lo dicevamo all'inizio, i Beatles fanno parte della tua formazione musicale da sempre. Sì, sto approfittando del periodo per ottimizzare in qualche modo i tempi, e quindi stiamo lavorando con il mio gruppo Smallable Ensemble, che comprende anche appunto Michele Guaglio al basso e food drum, Roberto Bongianino alla fisarmonica e Marco Benz Gentile degli Africa Unite e degli Architorti al violino, mandolino e cori. Un progetto dedicato a John Lennon. Perché? Perché l'8 dicembre del 2020 cadranno esattamente 40 anni dalla scomparsa di John, che è stato assassinato l'8 dicembre del 1980, e sarebbero stati i suoi 80 anni, avrebbe compiuto l'8 ottobre del 2020, avrebbe compiuto 80 anni, per cui una ricorrenza per ricordare un genio della musica, un personaggio che ha scritto dei capolavori assoluti. E quindi c'è in mente di realizzare un disco appunto con degli ospiti, o insomma comunque una cosa che rivisiterà il repertorio lennoniano con e senza i Beatles. Quindi mi sembra giusto citare un brano che io considero tra i miei preferiti in assoluto, della produzione dei Beatles, dall'album Rubber Soul del 1965, questa è In My Life. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain, all these places after moments with lovers and friends. I still can recall, some are dead and some are living. In my life, I love them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with and these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you. For people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you. Grazie di cuore Alex per questa bellissima chiacchierata, per questo viaggio a 360 gradi nella musica, dal country al blues, al bluegrass, al rock, ai Beatles. E so che hai una sorpresa per noi e ci porterai
a scoprire ancora nuove latitudini attraverso quest'ultima canzone. Se ce la vuoi regalare, farci scoprire un altro genere che sorprendentemente tu mastichi, che ci porta in Sud America. Grazie ancora, Alex, e sicuramente ci sentiremo e vedremo prestissimo. Allora, per gli amici di Verano Web Radio, il pezzo di chiusura di questa intervista, di questa piacevole chiacchierata, è un'altra passione che ho in comune con parecchi amici musicisti, è quella per la musica Tex-Mex, una musica di confine, una musica aperta a tante contaminazioni. Noi abbiamo creato una band insieme all'amico Andrea Parodi che si chiama Border Lobo, dove gravitano diversi musicisti, in particolare la bella Angie al basso, Flaviano Braga alla fisarmonica e soprattutto il mitico Raffaele Köhler alla tromba, ma è una formazione aperta a mille contaminazioni, a mille collaborazioni. E per cui mi sembra giusto farvi sentire per chiudere un brano della band simbolo del Tex-Mex, quella che più è riuscita in questo crossover tra stili musicali di musica di confine, cioè lo slopo, se questo è un tradizionale che si chiama La Tumba. Por separarnos, pero es inútil. Nuestro amor es tan grande como lo habrá jamás. Juntos caminaremos hasta la muerte, y aunque el mundo se oponga, nos tendremos que amar. La tumba será el final, ahí será la separación, y hasta en la tumba te sigo amando, si quiere Dios. Mienten si te aseguran que no te quiero, solamente a mi madre la quería más que a ti. Bendice de ala del cielo, me lo dijo en un sueño, que serás para mí. La tumba será el final, ahí será la separación, y hasta en la tumba te sigo amando. Será el final, ahí será la separación, y hasta en la tumba te sigo amando, si quiere Dios. Un saluto agli amici di Verano Web Radio, in attesa di vederci presto, chissà quando, speriamo il prima possibile, o in biblioteca o in un cortile, in uno dei vari concerti estivi o subito dopo l'estate, insomma, io non vedo l'ora di essere con voi. Un saluto a tutti, ciao, Alex Gariazzo. Grazie Alex, ti ringraziamo tantissimo per questa intervista, per la musica, e a prestissimo. L'appuntamento con Verano Web Radio è per domani alle 18 con una puntata speciale dedicata al mondo dell'arte con Alberto Moioli. Per scriverci, per collaborare, per darci suggerimenti, potete mandare una mail a veranowebradio@gmail.com. Buona serata a tutti. Verano Web Radio.